di sfruttare un attimo questi momenti di coda, di traffico intenso, per parlare del contenuto di questo pacco. Perché? Perché quello che ho recensito qualche giorno fa ormai se n'è andato ed è arrivato questo, che ha decisamente a che fare con quell'altro prodotto. Lavaggio auto può tornare utile per effettuare un veloce unboxing. No, magari sta che mi potrà tornare utile per il riso di un po' di riso. Andiamo a vedere cosa abbiamo qua dentro. Pacco anonimo, busta interamente bianca. Ed eccolo qui, Fitbit Charge 2, ho restituito il Flex 2, è venuto il momento quindi di passare allo step successivo e quindi Charge 2. Vediamo quindi subito a vedere il contenuto della confezione, che ovviamente sarà oggetto della recensione anche quella. Eccola qui, vedete sopra la band, abbiamo poi questi cartoncini che contengono, vediamo, manuale di istruzioni, presumo, e un cavetto USB, silicone non inganna, esatto, per la ricarica. Eccolo qua, come vedete sulla parte posteriore il sensore per il rilevamento dei battiti cardiaci always on, cosa abbastanza distintiva per quanto riguarda i prodotti Fitbit. È uno dei pochi delle smart band che hanno appunto questa caratteristica, pur mantenendo un'autonomia abbastanza elevata, e non mi resta che andare a provarlo. Ma guardate che cosa carina! L'accetto che tiene, diciamo, fermo il cinturino ha un perno che va a inserirsi nei fori del cinturino stesso, così non se ne va più in giro. Finalmente, ci voleva tanto.